la mobilità elettrica sulle linee di superficie ATM inaugurato questa mattina il primo tragitto della linea 84 che fa da apripista alla rivoluzione verde intanto il sindaco Beppe Sala interviene sull'aumento del biglietto e spiega che è necessario per mantenere la qualità del servizio passaggio di consegna a Palazzo Lombardia tra il presidente Attilio Fontana e il suo predecessore Roberto Maroni che gli ha consegnato un dossier con le cose da fare per l'ex governatore con Salvini Premier si potrà finalmente ottenere l'autonomia la Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per Giuseppe Pegoraro, ex agente della polizia locale di Cardano al Campo che uccise a colpi di pistola la sindaca del comune lombardo Laura Prati. Fermato su indicazione della Procura di Monza un italo brasiliano accusato di aver violentato due ragazzini minorenni, l'uomo è stato bloccato a Imola e il sospetto è che sia un violentatore seriale. 19 15 minuti, buonasera, benvenuti a questa edizione del TGN. Apriamo con la rivoluzione ecologica di ATM. Questa mattina ha presentato il primo autobus elettrico di una lunga serie che presto sostituirà il parco dei veicoli di ATM. Si inizia con la linea 84, polemiche però perché il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha confermato l'aumento del biglietto da 1,50 euro a 2 euro. Sentiamo tutti i particolari nel servizio di Jacopo Casoni. Viaggio inaugurale per il primo bus elettrico di ATM in servizio sulla linea 84 da San Donato a Largo Augusto, presentazione in grande stile per il primo passo di quella svolta verde che Palazzo Marino mira a completare entro il 2030, quando tutti i 1200 mezzi di superficie dovrebbero essere ecologici to cure entro metà aprile dovrebbero circolare sulla linea 84 tutti i 10 autobus della prima tranche, mentre il secondo lotto di 15 mezzi dovrebbe essere consegnato entro metà ottobre. In prospettiva dal 2020 si acquisteranno solo bus elettrici e entro la fine del 2018 dovrebbe partire una nuova gara per la sostituzione di altri 175 mezzi. Questo lo scenario con il sindaco Sala che oggi ha aperto alla proroga del contratto di servizio con ATM per il prossimo biennio. Politicamente ho dato il mandato agli uffici e alla segretaria generale di verificare se, nell'ambito delle norme europee, tenuto conto del piano investimenti previsti, la proroga sia fattibile. Sono ottimista, penso di sì. Il primo cittadino ha anche affermato che è irrealistico non ritoccare il prezzo del biglietto dei mezzi pubblici, sostenendo però che tutto avverrà l'anno prossimo e si cercherà di tutelare le fasce deboli, oltre a privilegiare gli abbonamenti rispetto ai titoli cartacei. Silvia Sardone di Forza Italia attacca a testa bassa. Portare il biglietto a 2 euro è totalmente inaccettabile, ma purtroppo non sorprende. Già Pisapia lo aveva aumentato. Sala non fa che confermare la tendenza della sinistra a spremere i milanesi. Polemica dura, insomma, ma la strada è ormai tracciata. E mentre ATM si prepara a lanciare questa rivoluzione verde, anche Palazzo Marino ha votato un ordine del giorno per far scomparire dalle strade di Milano i veicoli diesel entro il 2025, una scelta drastica che ha visto l'opposizione del centrodestra. Nel documento votato ieri sera è stata avanzata la proposta di anticipare ad ottobre del prossimo anno il blocco dei veicoli Euro 4 senza filtro antiparticolato, dal lunedì al venerdì che poi diventerà totale a ottobre del 2021, una misura questa che interesserà 200.000 eh, veicoli, mentre da ottobre di quest'anno sarà vietata la circolazione in settimana, da lunedì al venerdì, dei diesel Euro 3. Per il sindaco di Milano Beppe Sala è necessario velocizzare il blocco dei diesel, considerati i eh, danni rilevanti che questi veicoli producono all'ambiente e alle persone. E ora ci spostiamo da Palazzo Marino a Regione Lombardia perché oggi è avvenuto il passaggio di consegne tra il nuovo presidente Attilio Fontana e il suo predecessore Roberto Maroni. Uno scambio con un brindisi e un dossier lasciato da Maroni nelle mani di Fontana con le cose da fare e soprattutto con il tema dell'autonomia che ha fatto capolino. Sentiamo i particolari nel servizio. Cosa importante è che se il Movimento 5 Stelle su questo argomento vuole collaborare, io credo che sia importante che si vada a Roma con l'unanimità uh, del Consiglio regionale che sostiene questa richiesta. Fino a che a Roma non c'è un governo rimane tutto fermo. Prima c'è un governo a Roma, prima riparte il confronto sull'autonomia. Quindi mi auguro che ci sia un governo di legislatura a guida leghista, con Salvini Premier, e allora potrei dire l'autonomia arriva. Ci spostiamo adesso al Consiglio Comunale di Milano perché è stato votato l'ordine del giorno presentato dal capogruppo del Partito Democratico Filippo Barberis come tema sulla consultazione pubblica in merito alla riapertura dei navigli, l'intervento di connessione idraulica Naviglio Martesano d'Arsena e la riapertura di cinque tratte dei navigli milanesi nell'ambito della riattivazione complessiva del sistema dei navigli eh, l'ordine del giorno prevede anche che ci sia una pubblicità della consultazione e che venga nominata una persona come garante del dibattito e un coordinatore. Questa consultazione è aperta a tutti i cittadini per spiegare eh, cosa sarà la riapertura dei navighi si terrà appunto nel mese di aprile, i lavori partiranno dopo Pasqua e verrà spiegato ai milanesi cosa intende fare l'amministrazione per eh, rilanciare, riaprire i navigli, un'opera infrastrutturale molto importante con un costo non indifferente. Ci spostiamo sulla cronaca perché Giuseppe Pegoraro, l'ex agente della polizia locale di Cardano al Campo che entrò in municipio, sparò e uccise il sindaco eh, Laura Prati che morì tre settimane dopo in ospedale, ha visto confermata la condanna. All'ergastolo Jacopo Casoni ci racconta tutto. Ergastolo confermato per l'ex vicecomandante della Polizia Locale di Cardano al Campo Giuseppe Pegoraro in carcere per l'omicidio del sindaco Laura Prati. L'agguato si verificò il 2 luglio del 2013 e in quel blitz rimase ferito anche l'allora vice sindaco Costantino Iametti. Il primo cittadino spirò 20 giorni dopo in ospedale. La sentenza chiude il processo d'appello bis voluto dalla Cassazione che aveva richiesto un nuovo giudizio per valutare la concessione delle attenuanti generiche all'imputato. I giudici hanno dato ragione all'avvocato generale che aveva sostenuto l'esclusione di tali attenuanti e confermato così la sentenza del primo appello. Abbiamo ottenuto giustizia, ha detto il figlio di Laura Prati, e spero che questa sia la conclusione definitiva, anche se niente e nessuno potrà restituirmi mia madre. La Cassazione aveva rinviato all'appello bis per la valutazione delle due possibili concause che avevano portato al decesso della donna, un aneurisma pregresso e una malformazione arteriosa. Ma è passata la tesi dell'accusa che pur riconoscendo lo scenario clinico aveva eccepito che non si potesse sostenere giuridicamente che tali fattori dovessero portare alla concessione delle attenuanti generiche. Se fosse invece stata accolta la richiesta della difesa di Pegoraro che puntava al riconoscimento di tali attenuanti con prevalenza rispetto all'aggravante della premeditazione, l'uomo sarebbe stato condannato a 20 anni e in pratica, come ha voluto chiarire l'accusa, sarebbe uscito dal carcere tra 5 anni. Ma la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha deciso altrimenti la pena per Pegoraro resta dunque l'ergastolo. Una donna di 33 anni, originaria dell'Ecuador, imputata in un processo per un tentato rapimento alla clinica Mangiagali oggi è andata appunto alla sbarra. Il pubblico ministero aveva chiesto 4 anni e mezzo per il suo gesto, con un eh, attentato di rapire una neonata nel luglio scorso è arrivata in queste ore. La notizia della condanna a 3 anni di carcere per la 33enne ecuadoriana imputata eh, a Milano lo ha deciso la quinta sezione penale del tribunale che ha colto al ribasso la richiesta del PM che appunto era di 4 anni e 6 mesi nei prossimi 15 giorni saranno poi depositate le motivazioni di eh, questa sentenza di condanna a 3 anni con eh, tutte le specifiche per questo fatto che eh, come vi ricordavo prima si è tenuto nel luglio del 2019 Restiamo sulla cronaca perché un uomo italo-brasiliano residente in Valtellina è stato fermato a Imola con l'accusa di aver tentato di violentare due ragazzine minorenni a Monza e a Casate Novo. Il sospetto della procura del capoluogo Brianzolo che ha agito in collaborazione con la squadra mobile di Milano è che si tratti di un violentatore seriale. Il servizio di Jacopo Casoni. L'ipotesi, molto concreta, dicono dalla Procura di Monza, è che si tratti di un predatore seriale, tanto che gli investigatori hanno diffuso queste immagini invitando eventuali vittime a farsi avanti. È un 35enne italo brasiliano di Berbenno di Valtellina ed è stato fermato a Imola con l'accusa di due tentate violenze ad anni di ragazzine di 12 e 15 anni, rispettivamente a Monza e a Casate Novo nelle chiese, entrambe datate 19 marzo. Stando alle indagini l'uomo sceglieva le potenziali vittime nei centri commerciali, come testimoniano le riprese delle telecamere di videosorveglianza che ne hanno consentito l'individuazione e il fermo. In questo caso si tratta dell'appostamento di oltre un'ora che lo ha portato poi a pedinare e infine aggredire nell'ascensore di casa la dodicenne a Monza. Quest'ultima ha gridato, gli ha anche morsicato una mano ed è riuscita a divincolarsi prima che l'uomo si desse alla fuga e raggiungesse Casate Novo per il secondo tentativo di violenza in poche ore. Al momento dell'arresto, a Imola, secondo quanto riferito dagli inquirenti, era già a caccia di un'altra ragazzina ancora in un centro commerciale. L'uomo è stato condannato in passato a quattro anni per altri tre episodi analoghi, sempre a danni di minori, ed era uscito dal carcere nel 2016, ma anche altri precedenti per aggressione, minacce, lesioni, ingiurie e violenza privata. Adesso si cercano riscontri su altri casi e da qui la divulgazione delle immagini e l'invito a sporgere denuncia qualora qualcuno lo riconoscesse. Al momento l'italo brasiliano si trova nel carcere di Bologna dopo il fermo del 23 marzo convalidato dal GIP del capoluogo emiliano. Nuovo blitz dei carabinieri al Bosco della Droga di Rogoredo oramai famoso eh, da molti anni per gli interventi delle forze dell'ordine nel corso eh, della giornata di oggi sono stati denunciati per spaccio due marocchini di 17 e 35 anni e un italiano di 55 anni il blitz è iniziato alle 8 ed è terminato alle 12 i militari della compagnia di Milano Porta Monforte hanno controllato 22 persone e hanno denunciato i due nordafricani con precedenti a cui è contestata la detenzione di una decina di grammi di cocaina. Gli agenti della polizia locale invece hanno sorpreso l'italiano con 10 dosi di eroina. I mezzi dell'AMSA hanno provveduto poi a rimuovere alcune baracche utilizzate dagli spacciatori per trovare riparo all'interno del bosco. E da Varese invece una buona notizia legata al palaghiaccio della città lombarda che era stato imbrattato da eh, 14 Rai. Indagati i 14 ragazzi, grazie a un accordo con la procura che chiederà l'archiviazione, eh, hanno ripulito la struttura dagli imbrattamenti: soprattutto scritte più che arte di strada, e i minorenni erano stati individuati dal comando della polizia locale di Varese, quali autori di graffiti realizzati su muri pubblici e, e privati. I ragazzi non hanno mai ammesso un loro eventuale coinvolgimento nei fatti contestati. Tuttavia hanno accettato l'accordo stretto in fase di indagine tra i difensori e la procura, quello di occuparsi di lavori socialmente utili in cambio dell'accoglimento della richiesta di archiviazione da parte degli inquirenti come era stato avanzato dai difensori. E così ieri hanno concluso con eh, il loro lavoro la pulizia del palaghiaccio. Il comune di Varese ha prontato una squadra antidegrado che interviene spesso e volentieri. Gli episodi da quando il numero di responsabili individuato è cresciuto sono in diminuzione, fanno sapere dal comune lombardo, tuttavia quando queste cose accadono gli interventi devono essere immediati perché il degrado chiama degrado e vogliamo evitarlo, spiega un esponente della giunta Zanzi. Eh, ultimamente sono stati presi di mira anche i giardini estensi con alcune scritte inneggianti, le brigate rosse, chi? viene individuato, deve essere di fro, messo di fronte alle proprie responsabilità. Così il comune di Varese. Adesso ci occupiamo della nostra pagina dedicata alla diocesi di Milano. Anna Maria braccini ci racconta eh, la giornata di oggi con l'arcivescovo di Milano, Mario Del Pini, che ha dialogato con molti dei 132 catecumeni che riceveranno il battesimo nella notte di Pasqua in diverse chiese dell'intera diocesi. 12 di loro in Duomo. I futuri neocristiani sono in maggioranza stranieri, tra loro il gruppo più numeroso è quello proveniente dall'Albania. Sentiamo il servizio. Vi saluto con tanta simpatia e ammirazione per il cammino di oltre due anni che avete percorso. Il grazie è anche per chi vi ha accompagnati. Anzitutto, arrivando alla casa cardinale Ildefonso Schuster in via Sant'Antonio, l'arcivescovo vuole ringraziare i tanti che rappresentano i 132 catecumeni 2018 in maggioranza originari di paesi stranieri, che riceveranno nei giorni di Pasqua i sacramenti dell'iniziazione cristiana, oltre dieci di loro, uomini e donne, in duomo nella veglia pasquale. Iniziano le domande su come mettersi in gioco da cristiani nelle relazioni quotidiane. Entrare nella comunità cristiana da adulti, con il battesimo, oppure anche se uno è battezzato da piccolo, diventare grandi, vuol dire essere pronti. A prendersi responsabilità. Vita che è sempre un viaggio con incognite spine. Primo, metterne il conto che non è una linea retta, quindi anche se ci sono regressi, eh, cadute, non dobbiamo scoraggiarci. Secondo, che nel deserto ci siano delle oasi, delle soste. Di che nazionalità originaria è? Sono giapponese. E da quanto è qui in Italia? Sono venuta... Nel 1993. Quindi. Quindi è stata una conoscenza, diciamo, negli anni, non immediata, quella col sì. Signore? Sì, la conoscenza proprio relativo, però gli ultimi anni avevo veramente bisogno, proprio le parole di Giusu, perché la vita è troppo confusione, troppo. Quindi trovare le risposte dentro di me, le risposte giuste per vivere in modo giusto. E prima di chiudere vi ricordo che c'è tempo fino a domenica 20 maggio 2018 per vedere le opere di Gaetano Previati al Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano. La mostra Gaetano Previati 1852-1920 La Passione presenta la Via Al Calvario recentemente acquisita dal Museo e la Via Crucis opera straordinaria proveniente dai musei vaticani. Nella prima sala due opere della Passione, la prima databile tra il 1901 e il 1904 e poi la new entry dei chiostri di Sant'Eustorgio. La seconda del 1912 appartiene alla Pinacoteca Fondazione Cassa di risparmio di Tortona e appunto sono opere straordinarie in mostra fino a domenica 20 maggio. Quindi vi consigliamo una visita e vi consiglio anche di non cambiare canale perché dopo di noi Nova Stadio TG Nova Stadio Sprint, Michele Marchetti e i suoi ospiti eh, vi racconteranno le novità rispetto alla nazionale impegnata nella sfida di Wembley, importantissima con eh, Gigi Di Biagio al timone forse per l'ultima gara e stasera in onda alle 21 TV Click la trasmissione in cui vengono mostrati e commentati i video più discussi della rete in studio insieme a Michele Lanati due parlamentari uscenti, Eleonora Racimbro e Massimo Corsaro e l'avvocato Vanessa Bonaiti. L'appuntamento alle 21 con TV Click, appuntamento domani alle 19.15 con il TGN. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.